How do you keep something secret? 3, 4, 5, 6. Eccoci qua, buonasera a tutti. Buonasera, ciao Simona. Ciao Massimo, ben ritrovato Allora, finalmente. eccomi qua. Quindi, figuriamoci, siamo riusciti a partire per la diretta. Fortunatamente, ospiti di Ivan Ceci, anzi, se è il contrario, comunque. Allora, buonasera a tutti, qui da Massimo Fradini. Oggi cominciamo questa bellissima puntata, la prima, diciamo, la promo, come dice Simona, la puntata zero. Simona, ve la presento subito. Simona è una cara amica, ricercatrice spirituale, giornalista dell'anima. Poi vi racconterà anche lei qualcosa sui cerchi in grano, vero Simona? Questa sera Ma più puntata che zero. altro la geometria sacra, perché alla fine è di quello che stiamo parlando. Ma una cosa molto breve, giusto un accenno, per un po' come un piccolo antipasto per le puntate poi che seguiranno. Beh, questa sera faremo vedere 2/3 filmati, diciamo un'intervista, ci sarà un'intervista a Eddie Thomas, però ovviamente mo, tiriamo ovviamente dal vaso, fuori dal vaso, un grande amico ricercatore che è Ivan Ceci. Buonasera Ivan! Ciao, ciao a tutti, ciao Massimo, ciao Simona. Buonasera Ciao Ivan, a tutti voi. Abbiamo, oltre ad essere un bravo ricercatore, anche un bravo regista, perché poi alla fine beh, ci Sto imparando, aiuta, diciamo. ci dà una mano a tirare su questa prima nostra trasmissione che oggi è dedicata al grande mistero dei cerchi nel grano. Ogni anno nei campi di frumento in Inghilterra, ma in tutto il mondo, non soltanto in Inghilterra, ma in tutto il mondo, compaiono queste forme bellissime dalla geometria complessa. Ovviamente è un fenomeno che ci portiamo avanti fin dal passato. Come ci racconterà Ivan Ceci, addirittura si parlava tantissimi anni fa del famoso diavolo mietitore, no? Che si divertiva a disegnare queste forme geometriche. Quindi una complessità geometrica stupefacente, e quindi sono comparsi, a parte che questi cerchi in grano compaiono nell'arco di pochi minuti, quindi non dico ore, ma minuti proprio, perché io sono stato testimone della comparsa che poi vi racconterò durante la Tu trasmissione. sei stato tante volte in Inghilterra, vero Massimo? Sei stato in Inghilterra tante volte, hai fatto anche dei viaggi organizzati, hai Sì, accompagnato persone. racconterò i miei viaggi per 2 anni di seguito, 2010-2011. Abbiamo assistito, oltre la prima volta che sono entrato all'interno di un cerchio in grano, ho assistito all'avvistamento di un disco volante che stava sopra il cerchio in grano. Insomma, sono stato il primo ad accorgermi di questo velivolo, altre persone che stavano dentro non si erano accorte e io poi l'ho fatto presente ai miei amici, tutta la compagine di persone che ci accompagnava all'interno dei cerchi in grano a visitare, oltre che i luoghi storici antichi dell'Inghilterra, che l'Inghilterra è un bellissimo paese, e Stonehenge, Avebury Stone, cioè, tanti paesi bellissimi, ma poi vi racconterò durante questo viaggio, durante questa trasmissione, quelle che sono state le mie esperienze all'interno dei cerchi nel grano. Chi sono gli artefici? Chi sono gli artefici? Tutti dicono: ma chi è che ricostruisce? Chi è che crea queste forme geometriche così complesse, belle, bellissime? Ci sono anche anomalie fisiche, parleremo delle anomalie fisiche all'interno dei cerchi nel grano. Ma non solo, ovviamente con l'aiuto della fisica quantistica, della cosmologia, dell'archeologia, della biologia, dell'ermetismo, della geometria pitagorica, perché ovviamente si fa riferimento anche a questo. E non dimentichiamo una cosa, che è importante che le testimonianze, i fatti che si sono svolti all'interno dei cerchi di grano descrivono complessivamente qual è il fenomeno che io traduco in realtà, ovviamente, non più fenomeno, ma realtà, perché la realtà dei cerchi in grano è un po' come la realtà della presenza extraterrestre. I cerchi in grano hanno rappresentato uno degli enigmi più straordinari degli ultimi 50 anni.
E quindi noi attraverso i documenti che faremo vedere, perché ospiteremo anche, non questa sera, ma ad ottobre, perché ovviamente avremo una piccola sosta il prossimo venerdì, ma ovviamente ritorneremo venerdì 1 ottobre con un'altra trasmissione interessante, non voglio dire niente adesso, poi anticiperemo. E poi l'8 ottobre, Simona, ci sarà ospite Adriano Foggione, quindi che proseguiremo a parlare di ceti e grano, ma della geometria complessa di ceti e grano, che ci aiuterà tantissimo Adriano Foggione a descrivere queste forme straordinarie, a cercare di dare risposte straordinarie a queste intelligenze che le hanno realizzate queste forme. Vero Simona? Sì, assolutamente. Io quando penso alla geometria, stavo riflettendo su questa cosa, non penso alle scienze matematiche fondamentalmente, perché io ho fatto studi artistici e l'approccio mio personale con la geometria è proprio legato al mondo artistico. Mi è stato spiegato, mi è stato insegnato che ogni essere vivente, ma anche ogni oggetto inanimato, può essere contenuto all'interno di una forma geometrica. Questo per quanto riguarda il principio del disegno. Quindi la geometria e la geometria sacra è una forma d'arte, che poi la fisica quantistica ci spiega quali sono gli effetti della geometria sacra. Ecco, i cerchi nel grano ne sono un esempio assolutamente palese. La geometria ha un effetto, causa-effetto appunto, sia sull'essere umano, sia per gli oggetti, sia per la madre terra. E mi sono chiesta, può darsi, perché ci si chiede spesso a che cosa possono mai servire questi cerchi nel grano, può darsi che i nostri fratelli di lassù vogliano informare il nostro pianeta, nel senso trasmettere come una medicina che risana il pianeta, che ne risana non soltanto la terra proprio come materia, ma anche l'energia attraverso questa geometria sacra, perché noi purtroppo al nostro pianeta diamo veleno e forse loro ci hanno portato una medicina. Ma infatti è un discorso che diciamo che condivido pienamente, perché io ho sempre pensato, e non è un caso, che questi agroglifi o pittogrammi, questi disegni dalla geometria complessa compaiono nei punti di repere delle ley lines, cioè delle linee di drago, quelle che venivano chiamate una volta le linee di drago. Noi le chiamiamo ley lines, sono delle linee, diciamo, un po' ortotetiche, no? Se vogliamo dirle, come diceva Eugenio Siracusa, oppure un altro famoso contattista, Adams, le chiamava linee ortotetiche, mentre noi le chiamiamo ley lines o linee di drago, perché comunque avvolgono il pianeta Terra nel suo involucro energetico, nel suo campo energetico, che sarebbe il campo toro o toroidale, un campo energetico bellissimo che ci sostiene a tutti, grazie anche poi alla risonanza di Schumann, di cui parleremo anche più in là, perché dedicheremo altre puntate anche alla risonanza di Schumann, a quello che sta accadendo in tutto il mondo. E quindi questi crop circle agiscono appunto da una sorta di agopuntura per riassestare, rimettere in riequilibrio la Terra. Quindi è davvero anche, ovviamente, grazie anche ai fratelli lassù che ci assistono e sono molto pazienti con noi, poveri umani, capito? Ivan, cosa ci dici del passato, di questi cerchi, del diavolo mietitore? Raccontaci un po' di storia. Ma come sapete, io sono uno che si è sempre posto fin da piccolino di fronte al tema dell'extraterrestre o della presenza degli UFO. Mi sono sempre posto la domanda, ma è possibile che li vediamo soltanto noi oggi? Ma è possibile che anche nel passato nessun altro abbia avuto? Se questi sono effettivamente qui, se hanno accompagnato la nostra evoluzione da sempre, ci devono essere testimonianze di queste presenze. Io poi negli anni ne ho raccolte tante, molte conferenze le ho mostrate, e poi mi sono imbattuto nel fenomeno cerchi in grano, che mi ha colpito, perché come dice Simona, è l'arte della natura, no? La geometria sacra è l'arte della natura. E ho sempre pensato che questi fenomeni potrebbero non essere necessariamente diretti a noi, in fondo non è che siamo il centro dell'universo, la Terra è un essere vivente, quindi potrebbe essere diretto alla Terra e anche a noi, come diciamo suoi simbionti, no? In qualche modo, quindi è un messaggio veramente universale e parla il linguaggio dell'arte, della geometria, della matematica,
più che della matematica, della geometria, no? Delle forme pure. In fondo la spirale nell'universo è la forma circolare, no? È la forma più comune nell'universo, tutto ruota nell'universo, quindi tutta un'enorme spirale. E quindi mi ha sempre affascinato. E quindi a un certo punto mi sono posto la domanda, ma così come gli UFO, ci sono testimonianze di questi fenomeni nel passato? E quindi ho fatto le mie ricerche, le mie indagini, e oggi insomma ne ho raccolte alcune che effettivamente smentiscono quella che è la, diciamo, la prima critica che viene fatta dai dittatori di questo fenomeno, cioè che sia un fenomeno moderno, un po' come con gli UFO, no? Si riduce, certo, tutto a un fenomeno figlio della modernità, di qualche buon tempone che poi mano a mano ha cominciato a farli e è diventato sempre più bravo. I falsari ci sono, ma i falsi esistono perché esistono gli originali, no? Non si falsifica qualcosa che non esiste. Si falsifica come le banconote, come le banconote, ci deve essere un originale per esserci un falso, altrimenti il falso non ha ragione d'essere. E quindi ho cercato, un po' scavato nel passato, ci sono almeno tre casi, secondo me, due casi molto evidenti e uno, diciamo, che ci riconduce un po' a un periodo ancora più lontano, che è quello medievale. Ho preparato qualche slide, adesso vi mostro, così vi faccio anche vedere qualche documento effettivamente di quegli anni lì. La prima ricerca in cui mi sono imbattuto ha a che fare col Medioevo, che è un periodo che io ho studiato tanto per ragioni, insomma, all'università ho fatto filologia medievale, letteratura medievale umanistica, quindi mi interessava molto quel periodo di storia che nessuno studia mai, no? È un periodo, sono mille anni di letteratura e storia, ma soprattutto di letteratura abbandonata, perché si ritiene che sia meno interessante dell'epoca classica, antica, e meno interessante dell'epoca moderna, no? Da Dante in poi. E quindi è un enorme periodo in cui però ci sono dei tesori letterari, veramente delle chicche, delle gemme, che ci parlano anche di questa realtà, come della realtà UFO. E nel Medioevo, in effetti, c'era, soprattutto nell'Europa centrale, parlo della Francia, della Germania, c'erano dei veri e propri miti che giravano riguardo a questi fenomeni. Uno di questi erano le cosiddette naves volantes. Il termine è latino, è perché la letteratura medievale è una letteratura prevalentemente latina, anzi, diciamo, fino a un certo punto totalmente latina, prima della nascita delle lingue nazionali, il latino è l'inglese dell'antichità. E quindi il latino è anche il lessico in cui noi troviamo citati questi fenomeni. E nelle letterature, nelle storiografie, nelle opere, troviamo citati questi fenomeni chiamati navi volanti. E gli incisori del Cinquecento, quando hanno cominciato la stampa, è iniziata a circolare, provarono a disegnare questi fenomeni, e li disegnavano come delle navi a tutti gli effetti, che volavano nel cielo, soltanto che a bordo di queste navi nel Medioevo girava il mito che queste navi fossero pilotate da alcuni popoli, da un popolo in particolare che venivano chiamati tempestari perché erano accusati dal popolo, ma anche dai religiosi, che li consideravano un'eresia da scardinare. Venivano chiamati tempestari perché erano accusati di propagare delle tempeste in cielo, che poi andavano a distruggere i campi di grano, quindi le coltivazioni dell'Europa. Questo è interessante, il fatto che si citi queste coltivazioni come oggetto di interesse di questi esseri. E il mito diceva che questi tempestari in realtà non è che distruggessero i campi per fare un dispetto, diciamo così, agli umani, ma che prelevassero il grano da questi campi. Ed è curioso, perché anche questo è un fenomeno che ci riporta molto da vicino ai fenomeni odierni, ma anche al fenomeno UFO, perché i tempestari venivano accusati, tra virgolette, anche di essere i rapitori di alcuni uomini e donne che venivano prelevati a bordo di queste navi e portate a bordo. In realtà ci sono testimonianze, come quella di Agobardo di Lione, che era un eminente uomo di chiesa in Francia, che in una sua opera chiamata Il Liber de Grandi Nettonitruis, cioè un libro sulla meteorologia fondamentalmente, su questi fenomeni, nel tentativo di, come dire, screditare la credenza che il popolo aveva rispetto a questi fenomeni, e quindi faceva un po' l'effetto Cicap, no? In qualche modo, ante litteram, però nel tentare di screditare cita un episodio in cui a Lione, dice Agobardo, un giorno si presentarono tre uomini e una donna che entrarono in città sostenendo di essere stati portati a bordo
delle navi di questi tempestari, di essere stati prelevati da loro. Ma dicevano che non gli era stato fatto alcun male, anzi, questi tempestari gli avevano mostrato a questi tre uomini e a questa donna le meraviglie della loro civiltà, quindi la loro tecnologia, le loro navi, anche i loro costumi, e di averli poi riportati a terra affinché parlassero con le persone, con il popolo, e raccontassero che non era vero quello che la Chiesa e gli imperatori, ricordo che Carlo Magno fece diversi editti contro la credenza dei tempestari, e che non era vero quello che cercavano di sostenere i sapienti, cioè che fossero esseri negativi, ma che erano solamente esseri positivi, che non facevano nessun male alla popolazione. E questo è un elemento che appunto collega l'elemento UFO, se vogliamo, come oggetto volante identificato, l'elemento dell'abduction, ma è del contatto, del contattismo, ma anche l'elemento del grano, del campo. E quindi è veramente un episodio che collega tutte queste cose che oggi noi vediamo unite, no? Perché abbiamo una visione del fenomeno molto più moderna e più ampia, ma che all'epoca non erano neanche erano concepibili, né gli UFO, né i cerchi nel grano, né tanto meno i rapimenti a bordo delle navi volanti. Eppure in questo episodio, tramandatoci proprio da un detrattore, quindi da un cicappino dell'epoca, grazie a lui abbiamo appunto conservata questa testimonianza. E l'altra invece testimonianza molto interessante, anche se molto più ravvicinata nel tempo, parliamo di un documento del 1678, è la famosa storia del diavoletto mietitore. Questo che vedete è un documento, un pamphlet originale del 1678, conservato, credo che ne esistano due copie al mondo, una in Europa, una in una biblioteca degli Stati Uniti, se non ricordo male, poi correggetemi se sbaglio, ma vado un po' a memoria. No, giusto. Sono due copie. E, che cosa erano i pamphlet? I pamphlet erano dei piccoli strumenti di comunicazione di stampa locale dell'epoca, non c'era la stampa, non c'erano i giornali, si pubblicavano questi piccoli pamphlet che servivano a raccontare un po' la storia locale, aneddoti locali, a volte bizzarri, a volte satirici, no? Rispetto ad alcuni personaggi. Quindi erano un po' come i nostri giornalini locali che parlano un po' di tutto. In uno di questi pamphlet, pubblicato nell'Herefordshire nel 1678, il 22 agosto, del 1678, quindi in piena estate, quindi epoca di cerchi nel grano, compare questa copertina in cui si vede un diavoletto, si vede un esserino con delle corna e una coda, e anche credo un piede caprino, che ha in pugna una falce, un piccolo falcetto, e praticamente sembra che stia falciando il grano. In realtà sta, come vedete, non sta facendo una mietitura, sta tracciando due cerchi concentrici. E quindi è un modo strano di mietere il grano, in effetti, no? Il grano non viene mietuto in questo modo, soprattutto vedete che le spighe sono tutte poste in modo uniforme, parallelo, secondo un orientamento unicursale. Quindi vedendo questa immagine si potrebbe pensare subito a un cerchio nel grano, ma la cosa più interessante è che andando a leggere l'articolo a cui fa riferimento l'illustrazione, l'articolo parla di un agricoltore che la mattina si è svegliato, è andato nel suo campo di grano e ha trovato il grano, dice il testo, mietuto in un modo che un uomo non avrebbe mai potuto fare con le proprie forze da solo. Non specifica se ci fossero formazioni circolari o meno, dice soltanto che era impossibile per un uomo realizzare una mietitura di quel tipo. È curioso che l'articolo dentro non parla né del diavoletto né dei due cerchi concentrici, perché sicuramente chi ha fatto l'illustrazione all'articolo non ha letto l'articolo. Chi ha fatto l'illustrazione probabilmente stava disegnando qualcosa che era nell'immaginario comune nel sud dell'Inghilterra e che è sempre stato nell'immaginario comune, cioè la formazione di formazioni circolari in cui le spighe vengono piegate e abbattute in modo universale. Quindi probabilmente da un lato abbiamo una storia di un uomo che ha trovato una formazione nel campo, dall'altra troviamo un'illustrazione che è stata fatta da qualcun altro che però aveva nella mente lo stesso fenomeno. Certo. Quindi certo. Questo ci dà una doppia testimonianza, non è soltanto una, sono due persone diverse che tracciano, disegnano, raccontano un evento che oggi effettivamente ricorda molto i cerchi nel grano. Questo certo. È un evento del 1678, ma secondo me quello che taglia la testa, come dire, al toro rispetto alla questione del falso storico
è il fatto che in realtà troviamo traccia di un altro caso di cerchio nel grano, questa volta davvero difficile da smentire, anche per il CICAP che ci ha provato, ma ha fatto una figura veramente barbina quando ci ha provato, perché è effettivamente ridicolo, no? Come vedrete, ci viene tramandata non più da un pamphlet anonimo del 1678, bensì da un naturalista, quindi da uno scienziato, da un biologo, da un naturalista inglese, che si chiamava John Rand Capron, del XIX secolo. Questo John Rand Capron era un naturalista, studiava le piante, studiava i raccolti. Ci racconta una storia che lui pubblica in una delle riviste più scientifiche ancora oggi pubblicate della storia, che è Nature, una rivista che ancora oggi viene pubblicata a livello accademico. In questo volume, il 22 del 1880, Capron, a seguito di un'esperienza diretta personale, decide di inviare un articolo alla rivista per raccontare una storia. La storia che lui racconta è questa. Lui, nel luglio del 1880, va a trovare un proprio amico nella contea, sempre in Inghilterra, sempre nella stessa zona vicino all'Hertfordshire, e arriva in questo vicino alla casa di questo suo amico e trova delle formazioni circolari nei campi di grano, non una ma diverse formazioni circolari che lo lasciano come fatto. E l'articolo che adesso magari vi leggo perché è molto interessante dice proprio così: dopo una notte di tempesta, anche questo è molto interessante perché effettivamente anche i cerchi di grano spesso sono stati visti comparire dopo violente tempeste, dice, le tempeste in questa parte del Surrey sono state molto violente e gli effetti prodotti in alcuni casi abbastanza curiosi. Andando a trovare la fattoria di un vicino, il 21 di mercoledì del luglio appunto del 1880, ho scoperto nel un campo di standing wheat considerably knocked about, sto dicendo un campo di grano di spighe considerabilmente abbattute. Knocked about non vuol dire tagliate o mietute, vuol dire proprio abbattute, quindi sdraiate. Not a sedentarity, cioè non tutto il campo aveva le spighe abbattute, ma in patches forming as viewed from a distance similar spots, ma informazioni che da lontano, perché lui si deve allontanare per vedere la forma di queste formazioni, avevano un aspetto circolare, circular spots. Quindi erano tanti, erano grandi, tant'è che lui deve allontanarsi per riuscire a vedere la forma di questi cerchi. Poi si avvicina, dice, esaminandolo queste formazioni più da vicino, tutte presentavano la stessa caratteristica. Quindi anche qui lui, da buon scienziato, cerca delle caratteristiche. A few standing stalks as a center. Al centro di queste formazioni c'erano delle spighe che non erano abbattute. Se voi vedete un cerchio nel grano, vi rendete conto che al centro del cerchio c'è sempre un mucchietto di spighe che... c'è un cespuglio che mantiene dritto, diciamo. Arrotolato su di sé e verticale. E lui questo lo nota. E poi dice, some prostrate stalks with their heads arranged pretty evenly in a direction. E dice, poi c'erano delle spighe che erano con la testa arranged pretty evenly, cioè abbastanza uniformemente, tutte nella stessa direzione, che formavano un cerchio intorno al centro. E fuori, and outside these, cioè fuori di questi cerchi, di queste spighe abbattute, a circular wall of stalks which had not suffered, cioè dice che intorno a questo perimetro c'erano le spighe in qualche modo si verticalizzavano formando appunto un muro perimetrale, come quello che vedete nella foto. Sta descrivendo tutte caratteristiche tipiche del cerchio nel grano. E poi è interessante perché lui continua l'articolo dicendo, ho fatto anche un disegno di questa formazione per dare un'idea del più perfetto della più perfetta di queste formazioni. The soil is sandy loam upon the green sand, parla anche della composizione del suolo, e il grano, dice, è molto vigoroso, with strong stems, cioè dice, hanno gli steli sono molto forti, quindi lui dice, com'è possibile che siano stati abbattuti dal vento o dalla pioggia? Il grano è talmente duro che non poteva essere sdraiato in quel modo. E dice, infatti, I could not trace locally any circumstances accounting for the peculiar forms of the patches in the field. E dice, io non sono riuscito a trovare alcuna traccia nel posto
oppure circostanze che possano giustificare le forme peculiari delle formazioni che ho trovato nel campo. Nor indicating whether it was wind or rain or both combined. Dice né che potessero spiegare se era stato il vento o la pioggia, oppure tutte e due che avevano causato questa formazione. Beyond the general evidence everywhere of having fallen, quindi al di là del fatto che c'era stata questa enorme tempesta. They were suggestive to me of some cyclonic wind action and may perhaps have been noticed elsewhere by some of your readers. E lui, readers, lui che cosa fa? Dice, l'unica ipotesi che posso fare io è che magari è stata una qualche forma di azione ciclonica, perché certo il vento semplice non può averlo fatto, e forse, dice, qualcuno dei vostri lettori, per la lista legge, potrebbe averlo notato. È interessante che lui dice che aveva fatto anche un disegno appunto di queste cose, ma Nature non lo pubblica, per qual forse probabilmente per motivi di spazio, perché io l'ho vista, io quando sono andato a cercare questa cosa, perché non mi fidavo, pensavo che fosse un fake, no? Come tante notizie fake, sono andato alla Biblioteca Nazionale di Roma, nella sezione biologia, chiunque di voi può farlo, e se va nella sezione di biologia della Biblioteca Nazionale di Roma e chiede il numero della rivista di Nature, gli porteranno un rivistone grosso così, se sfoglia e cerca il periodo luglio 1980, troverà esattamente questo articolo, prima ho fatto vedere le scansioni, diviso su due pagine, siccome è tutto testo, probabilmente non avevano lo spazio per mettere pure il disegno, forse lui l'aveva fatto male e non, probabilmente non era neanche interessante pubblicarlo. Peccato, perché ci avrebbe dato un'idea più chiara di quello che lui aveva visto in quel campo. Però questa è una testimonianza molto, molto, molto importante, perché descrive più formazioni circolari nella zona dei cerchi nel grano, nella nazione dei cerchi nel grano, nella stagione dei cerchi nel grano, e soprattutto descrive tre caratteristiche tipiche dei cerchi nel grano: le spighe abbattute ma non tagliate in modo uniforme, la treccia al centro del campo di grano e il muro perimetrale del cerchio. Sono tre caratteristiche che certo non possono essere fatte né dal vento, né dalla pioggia, come ha detto qualcuno, dai ricci in amore. No. Sentì pure questa battuta del CICAP, ridicola. E è chiaro che questo è un documento che imbarazza i detrattori del fenomeno cerchi nel grano, perché mentre col pamphlet tu puoi dire che è un elemento anonimo, mitico, frutto del folklore popolare, questo è un articolo scientifico scritto da uno scienziato su una rivista scientifica, è documentato, lui poi da buon scienziato, avete visto come ha descritto minuziosamente, ha cercato lui di dare un'ipotesi, di me non riesco a spiegarmelo, l'unica cosa che posso pensare è qualche forma di ciclone, però vede che neanche lui è tanto convinto di questo. Certo. Ma certo lui nel 1880 non poteva certo pensare. Nel 1880 non esisteva neanche il CICAP, quindi sicuramente esistevano, sicuramente lui ha dei dubbi, nel senso che da scienziato non può pensare agli UFO, non può pensare alle sfere di luce, perché certo, probabilmente non riusciva neanche a immaginarla una realtà del genere. Però ecco, cerca di consegnarci una fotografia il più possibile precisa e particolareggiata di un fenomeno che evidentemente in quelle zone lì, nel corso della storia, non era il solito, anzi era molto, molto, molto frequente. E quindi queste sono tre testimonianze, una secondo me più forte dell'altra, che testimoniano in modo inequivocabile che il fenomeno dei cerchi nel grano, così come il fenomeno UFO, non è e non può essere considerato un fenomeno esclusivamente moderno. È un fenomeno antico che affonda le radici, chissà, nella storia non tanto dell'uomo, perché come dicevamo prima potremmo non essere noi destinatari, quindi semplicemente nella storia della Terra, no? Beh sì, guarda, hai fatto un ragionamento che non ci fa una piega. Il passato, quello che tu hai descritto, sono, diciamo, fenomeni dell'epoca che si sono manifestati. Poi cerchi nel grano, no? Dalla descrizione che tu hai tradotto benissimo, si evince che gli steli del grano, che io li ho visitati cerchi nel grano, sia in Italia ma soprattutto in Inghilterra, che poi spiegherò ovviamente in che cosa consiste la differenza
tra i campi inglesi e i campi italiani. C'è una differenza, la spiego, e finisco di dire soltanto una cosa, che il racconto del 1500, del 1880, di tantissimi anni fa, è la dimostrazione, la prova inconfutabile che il fenomeno cecchino in grano, oggi in realtà, che il fenomeno cecchino in grano esisteva già all'epoca, e quindi c'è anche una descrizione di come queste spighe non sono rotte, non sono fratturate negli steli, ma sono abbassate, appiattite, abbassate verso il terreno e continuano a crescere. Quindi quello che troviamo oggi nell'originalità dei cecchini in grano è proprio questo. Poi ci sono delle domande a cui poi possiamo anche rispondere ad alcuni che hanno parlato, diciamo, di vibrazioni, di energie. Effettivamente, quando io sono entrato la prima volta in un cecchino in grano, mi trovavo a Umbertide, in Umbria, vicino Perugia, e praticamente io ho assistito, era da poco manifestato un cecchino in grano, e c'era una signora che gli aveva preso fuoco praticamente il vestito. Quindi io ho detto: signora, guardi, io da quello che so nei cecchi in grano appena fatti, appena che si sono manifestati, non conviene entrare all'interno del cecchio in grano, perché c'è un'energia molto potente. Quindi ovviamente a questa signora gli è andata a fuoco un po' il vestito, però abbiamo visto anche delle sfere di luce che volavano sopra questo cecchio in grano. Io ovviamente ho percepito una sensazione strana, a parte l'elettrostaticità che tu percepisci nell'entrare all'interno del cerchio, no? E poi qualcosa che è una sorta di malessere che è interno, è interiore, in qualcosa che ti vibra, che ti polarizza le tue molecole di acqua. Noi siamo composti al 70% di acqua, quindi ovviamente io quella sera sono stato male, ho dovuto chiamare la guardia medica perché vedevo tutti i frattali, tutti i cerchi nel grano, quindi si era praticamente un effetto di imprinting sulle molecole di acqua, ma è un dato di fatto, l'abbiamo visto anche con Masaru Emoto, vero Simona? Sì, la Geometria Sacra, parla chiaro, anche l'acqua ha una memoria. Assolutamente sì, l'acqua può essere informata, ed essendo noi, come tu dici giustamente, è composti per il 70, forse anche più, per cento di acqua, possiamo informare anche le nostre cellule, però non andiamo a anticipare magari ancora un'altra trasmissione in cui parleremo delle capacità anche di guarigione che abbiamo attraverso l'informazione cellulare. Sì, sì, ma indubbiamente poi ne parlerà anche Adriano Forgione della geometria sacra, della geometria della complessità di questi cerchi in grano, perché diciamo Adriano è più, diciamo, specifico in questo campo. Semmai quello che io posso dire, posso raccontare, a parte che abbiamo anche testimonianze come quando sono andato, diciamo, come quelle dell'amico Andy Thomas, che tra un pochino vedremo il filmato, ma prima che facciamo vedere l'intervista a Andy Thomas, che è un grande ricercatore, abbiamo fatto insieme nel 2010 un convegno sui cecchini in grano a Londra con lui. È stato veramente un grande, un mito, e ci ha raccontato, che poi ne discuteremo subito dopo, ci ha raccontato una storia, e ascoltate, sottotitolata. Facciamola vedere. My name is Andy Thomas and I'm a researcher of mysteries and the paranormal and crop circles. I began investigating crop circles in 1991. Something really hit me and it just touched me inside, and I thought, I need to know more about this. 27 years on, I'm still going. The question of the origins of crop circles has never yet been nailed. Many think, you know, there's an intelligence behind them. They think they're made by aliens or extra dimensionals. I mean, it's a big universe. There must be other life out there. Whether it's coming here, of course, is one of the great debates. It may well be that we are being visited by other intelligences, and maybe they feel like leaving some graffiti in the fields. Or maybe it's more than that, that they're trying to very gently make people aware of them in a way that doesn't create fear. It has been argued the slow acclimatization process of little patterns built up a little bit more and a bit more every year is a way of getting us used to the idea of otherness. But there are many, many other theories, some very strange, some religious, some you would never even imagine.
I have had some very strange experiences myself around the circles. I was with a group of two other colleagues and we were up on a hillside looking down over a field with crop circles in it. And we saw three of these small glowing balls of light. So I have seen it for myself and I know it's there. We cannot say what they were, but they would appear above the field and then suddenly just fly away. And we also witnessed on another occasion in the same week, strange, very dark shapes flying very, very quickly over the fields. And there was no reasonable explanation as to what they were that we could find. They were soundless, they were quite eerie. In the famous Mel Gibson film, Signs, of course, the crop circles in that film are announcing the arrival of rather evil aliens. But I don't personally feel that that's what's going on. There feels something very benevolent about crop circles. I don't sense anything of evil intent, and it would seem to me a strange thing to do, just kind of make these beautiful patterns if you wanted to scare anybody. And I don't feel that that is what's going on. It's going to be something rather stranger and more... Crop circles tend to appear in any given country, as you would imagine, in the summer months. Although sometimes you do get them out of season in winter crops or even occasionally, you know, laid into snow and ice. Is that the same thing? We're not sure. But the ones that appear in the fields, of course, you're going to get when the fields are up. If you consider that it might be an intelligent force behind it, well, it's going to use the canvas which is going to work best for it. Some crop circles have had direct information in them. There was one very famous one in 2002 that looked like the classic alien holding a disc of a binary code. Well, that can generate text on a computer. And the message was, beware the bearers of false gifts and their broken promises. And then it went on to warn about they opposed deception and that the conduit was closing. So many people thought that was very portentous. I think you could meet aliens through various ways, actually. Probably standing around in a field isn't necessarily the best way to see one. I think going to UFO spots where people say they see them a lot, you're more likely to perhaps be taken up on board one of the ships. Whether that's an experience you want is another matter, as some people have come back with all kinds of interesting tales. And with crop circles and UFOs, it is absolutely clear that they are not telling the truth. The intense debunking that we've seen of the crop circles over the years and the flat refusal of the media especially to even acknowledge them much in the last few years, in a way says that there's something they're afraid of. And I think it's very clear that the authorities know more than they are letting on to us, because they must keep tabs on any strange phenomena. It would be in their interest to, we would almost hope they would, because they're meant to be protecting us, one hopes. We were doing experiments in the mid-1990s, trying to see could the power of the mind in any way have something to do with it. And we'd done an experiment where we'd drawn a crop circle, sort of basically fairly simple, six circular elements in a line. And we had performed some kind of meditation, if you want to call it that, up on a hillside. And that exact shape appeared as a crop circle that very night. We didn't make it, we had nothing to do with it, and it was perfect. It was a beautiful formation. That really, I think because of the connection we felt with that, whatever was going on, that's probably my favorite crop circle of all time. Wow. Beh, è stato ovviamente esplicita la cosa, perché Simone, hai sentito, ha detto che loro hanno creato una connessione con la meditazione. Meglio di così. È pazzesca questa cosa, questa ancora non l'avevo sentita, è veramente incredibile. Sì, sì. Lui l'ha raccontato anche quando è venuto ospite come relatore al convegno che abbiamo organizzato nel 2010. Lui stesso lo ha detto, ha raccontato questa cosa, è importante perché dice loro hanno fatto per così, per giocare, hanno fatto un cerchio in grano con sei cerchi e delle linee rette. Poi si sono messi a fare meditazione e gli si è manifestato durante la meditazione praticamente il vero cerchio del grano. Hanno sentito che praticamente il rumore che si abbassavano le spille, capito? Quindi è fenomenale questa cosa. Durante la meditazione accadono cose straordinarie, non c'è nulla da fare. Vero Simone?
probabilmente è lo stesso principio per il quale anche i nostri fratelli cosmici hanno potuto fare questi disegni meravigliosi. Tra l'altro ho visto anche delle domande molto interessanti da parte, intanto voglio ringraziare tutte le persone che sono connesse, perché sono veramente sì, grazie speciale a tutti, per carità. Ma ci sono anche delle domande abbastanza interessanti, ce n'era una sì, dove si parlava appunto, adesso non l'ho persa perché non so correre, ma chiedevano, ecco sì, adesso ho capito come si fa. Se per caso questo non fosse il disegno bidimensionale in realtà di una struttura tridimensionale che si va a perdere. Sì, sì, beh, l'ha descritta bene questo commento, è stato ovviamente, sì, penso che sia vero quello che dice, perché credo che ci sia una tridimensionalità geometrica penetrata nella Terra come energia plasmabile olograficamente. Sì, 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 io penso che ci sia, ma guarda, l'energia eterica che impregna tutto il pianeta, di cui siamo fatti anche noi, che siamo noi circondati, siamo composti da questa energia eterica, credo che sia una sorta di energia olografica, e questa energia olografica della Terra, oltre all'aiuto dei fratelli dello spazio, che sicuramente ci sarà un trade union tra madre Terra e fratelli dello spazio, perché non dimentichiamo che i fratelli dello spazio vengono qui in supporto a madre Terra, per aiutare la madre Terra, e gli umani dovrebbero supportare madre Terra nel suo percorso di vita, ma così non stiamo facendo. E ovviamente la Terra ha bisogno di mettersi in riequilibrio, poi per prevenire anche i danni che gli umani stanno apportando alla Terra. E quindi è ovvio che tutta questa, diciamo, situazione energetico-vibrazionale che è olografica, perché è olografica, non ci dimentichiamo che è tutto un frattale, olofrattalica la situazione, ha un senso di imprinting in queste linee di drago che agiscono come una sorta di agopuntura per la Terra, per mettersi un po' e mettersi in equilibrio con se stessa. Quindi è importante, ha fatto un buon commento. Ringrazio Giuliana per i complimenti, ringrazio tutti quanti coloro che ci stanno seguendo. E poi insomma, parliamoci chiaro, io quando sono andato nel 2010 e sono stato, diciamo, nel primo cerchio di grano, non mi ricordo la località adesso, praticamente sono entrato in questo cerchio che era grandissimo, vasto, sarà stato circa 100-200 metri di diametro, Milk Hill, adesso ricordo, Milk Hill. Praticamente siamo scesi a Puma, ci siamo addentrati nelle tram line. Le tram line sono quelle linee divisorie tra un campo e l'altro che servono apposta al contadino o a qualunque per poter evitare di rovinare il campo di frumento, perché ci sono anche i campi di orzo dove appunto avvengono queste manifestazioni. E siamo entrati automaticamente in questo centro. Io ricordo che sentivo degli uccelli sopra di me, c'erano due poiane, ricordo che le poiane sono simili ai falchi, no? E sopra le poiane c'era un disco volante. Ho chiamato altri amici che stavano dietro e ho detto: guardate, c'è un disco volante. Io ho fatto un paio di fotografie, ma subito dopo il disco è andato via, perché c'erano tre elicotteri Apache, di cui due inseguivano il disco volante, la voglia di seguirlo. Ancora stanno inseguendo il disco volante, e l'altro elicottero Apache si è abbassato ovviamente verso di noi, col rotore dell'elicottero cercava di mandarci via. Ovviamente il messaggio lì a gomito è stato univoco, perché insomma spontaneo, perché siamo ospiti in un campo privato e noi, essendo ospiti, facciamo quello che ci pare, quello che ci è consentito di fare, analizzare i cerchi in grano e comunque parlare anche con scienziati che quel giorno erano presenti. Abbiamo avuto questo avvistamento incredibile, ma poi la cosa che mi fa ridere è che gli elicotteri Apache che seguono il disco volante, ma dove vanno? E questa è follia proprio. Quindi questo era il cerchio, no, di Milk Hill del 2001. 409 o 410 cerchi. 410 cerchi, sì. Comparsi in una sola notte, e mi sembra che mi sembra che era quasi 200 metri di diametro. Sì, era 200 metri, 250 metri addirittura di diametro. Una sola notte.
calcola che c'è l'elicottero che si va praticamente sopra, ma non si adagia sopra, ci va sopra per riprendere. L'elicottero era piccolissimo a confronto del cerchio del grano di Mick Hill, era una cosa bellissima, straordinaria. E poi la potenza di questa energia del cerchio che emanava, capito? Qui parliamo di geometria sacra, ovviamente, no? Però queste forme emanano un'energia pazzesca. Poi va bene, poi io ripeto, di esperienze abbiamo visto anche delle sfere di luce che volavano a bassa quota. Abbiamo visto anche l'anno successivo, nel 2011, ci siamo ritornati e abbiamo visto altri cerchi in grano bellissimi. C'erano anche falsi. La differenza, come stavo dicendo prima, tra i campi inglesi e i campi italiani sono questi, che gli steli del grano, i campi italiani sono molto più bassi, molto più piccoli, mentre gli steli dei campi inglesi sono molto più alti, quindi hanno molta più profondità, semmai si dovessero appunto manifestare questi cerchi del grano. Ma sicuramente sono esperienze. Tu, Simona, non ci sei mai andata all'interno di un cerchio del grano? Purtroppo no, ma spero di farlo presto, perché deve essere un'esperienza meravigliosa. Ivan, tu non ci sei mai stato dentro? No. Vabbè, allora. Vabbè, allora dobbiamo farlo questo viaggio. Dobbiamo farla. Assolutamente sì. Tu mi ricordo che mi portasti, c'ho una spiga di grano che mi portasti tu, Massimo, dall'Inghilterra. Sì, sì, sì. Che c'aveva sopra un insetto. Diciamo sopra un insetto morto, cioè una mosca, credo, seccata, praticamente come se cotta al microonde. Ce l'ho ancora questa? Sì, 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 è bello, perché le spighe, abbiamo trovato anche degli insetti che erano capovolti a testa in giù, che praticamente rimane soltanto l'esoscheletro dell'insetto, no? Della mosca o della vespa, quello che c'era attaccato praticamente. Poi sono state trovate al microscopio, abbiamo visto che ci sono anche tracce di ferro meteorico, anomalie magnetiche, sicuramente ne abbiamo viste, qualcosa abbiamo visto di anomalie magnetiche. E poi abbiamo anche provato un pochino di radiazione, ma radiazione molto lieve. I rilevamenti sono stati fatti, ma abbiamo trovato anche residui di magnetite, ferro meteoritico e magnetite. Calcolare che questi due, diciamo, sia ferro meteorite che magnetite, vengono riscontrati anche nei casi di attacco. Sono correlati bene o male i casi, no? Quindi questo video si vede una sfera di luce che vola a bassa quota sopra un campo di frumento inglese, e queste sfere sembrerebbero che danno questa impronta, diciamo, di energia, poi la successiva formazione dei cerchi di grano. Questo è nel 2001, si vede la sfera di luce che proprio si vede che passa sopra uno di questi cerchi che si è manifestato da poco, ma comunque è sempre un bellissimo fenomeno, è bello anche andare sul luogo per vedere, per assistere alla manifestazione. E gli elicotteri che tentano di seguire le sfere di luce, ma non ci riescono. Allora, questa sembra una barzelletta. Fanno quello che possono. Sì, sì, ma poi loro tentano di inseguire, come hanno tentato di inseguire gli scolari. Tentano di inseguire anche le sfere di luce, poi la sfera di luce penetra all'interno del campo e poi scompare, perché sono comunque sfere di luce dimensionali, provengono da altre dimensioni. Io credo che anche coloro che creano queste forme geometriche bellissime, penso che i creatori provengono da altre dimensioni sicuramente. Non credo che sia il disco volante che si adagia e crea il disegnino, capito? No, penso proprio. E qui c'è una componente energetico-vibrazionale incredibile. Quindi, volevo salutare Piero Zanfretta, sì, che ci stava seguendo e ci ha lasciato un messaggio. Saluto a Piero Zanfretta, un abbraccio grande da noi tutti, ci sta seguendo, ci fa molto piacere, come ci fa piacere che ci seguono anche tante altre persone. E quindi stavo dicendo, per quanto riguarda le sfere di luce, io le ho classificate in svariate tipologie. Abbiamo la sfera di luce classica, che è la sfera organica. Abbiamo la sfera Stargate, che è una sfera di luce come quelle che vede Piero Zanfretta. Vede questa sfera di luce enorme, si apre e diventa uno Stargate, e lui poi ci entra dentro e va su in astronave. Quelle sono le sfere Stargate.
E poi abbiamo le sfere di luce che sono diverse dalle sfere organiche, le sfere di luce classiche che sono sfere coscienza. Le sfere coscienza sono, diciamo, c'era prima un signore ha detto ma potrebbero essere anche sfere di luce oppure fenomeni dovuti a egregore. Egregore sono pensieri, no? Pensieri e coscienza uniti insieme che danno certe manifestazioni. L'egregore probabilmente potrebbe essere anche una teoria valida. Certamente non dico che possono essere i ricci in amore del CICAP, oppure addirittura Ivan dissero in una trasmissione in cui io ero presente che i cerchi di grano erano fatti addirittura, scoperto da poco, in Inghilterra dai canguri che mangiavano le foglie di oppio. Questa è storica. Questa proprio, io dico, questa gente ha i paraocchi come i cavalli. Veramente vergognosa questa cosa. No, è una grande fantasia comunque, perché è canguri. Beh, la fantasia sicuramente non gli manca, quello sicuramente. Ma sì, sicuramente non sapevo che in Inghilterra ci fossero le foglie di oppio con i canguri che le mangiavano. Le cose più strane pur di negare l'evidenza, vabbè. Forse andiamo in Australia pure, ma insomma, in Inghilterra i canguri non ci sono. Però, ecco, la situazione è questa. Io credo che non abbiamo nessun altro documento da far vedere, quell'altro secondo documentario, Ivan. Sì. Ecco, facciamo vedere un bel servizietto, dai. Dopo lo commentiamo. Milk Hill, Wiltshire, England, 1991. Steve Alexander, a local photographer, is filming footage of a crop formation from a neighboring hill when he captures a strange metallic light floating in the field below. What is it? Hello. His camera caught sight of what seemed to be a white orb of light flying right across this field, right next to a crop circle. That orb of light, whatever it was, flew directly over a tractor working in the next field down. And later on, that farmer was contacted and he said, I saw this weird orb of light about the size of a melon or something fly over my tractor. Whatever that is, that's moving on its own. I myself have seen several, and they are astonishing in their brightness. We are dealing with intelligent plasmas that are sending and receiving information for another intelligence of unknown origin. Orbs of light are a commonly associated phenomenon with crop circles, and this goes all the way back to the story of the mowing devil in 1678. The sighting of lights is often associated with these phenomena, and they do seem to suggest something we don't understand. The ghost lights, the will-o'-the-wisp sightings, represented some force of nature we had not entirely acknowledged or given sufficient respect to, some mystery that we need to come to grips with. It could be an actual craft, or it could potentially be something like the stylus from an extraterrestrial hand that is somewhere far away, but this light is the projected form of a technology being used from the safety and comfort of space. We have to imagine an advanced extraterrestrial race sending out orbs of light that are sort of like peepholes for exploration. They come to a planet, they find something interesting, the peephole opens into a portal, perhaps through which these advanced visitors can pass, or perhaps through which a human could even enter and travel to the home planet of the orb. Is this what a crop circle is? To me, the proliferation of wormhole-themed crop circles tells us that this is the method of communication as well as travel of these advanced visitors. There is a possibility that we are dealing with time travelers. The time travelers are using the crop formations to judge the accuracy of their time travel. So are the crop formations designed for humans at all? Just what purpose do crop circles serve?
Are they landing codes for time travelers, as some crop circle investigators suggest? Or is it possible that they serve as a communication medium? One only meant for us to discover once we evolved enough to discern them from the sky. Eccoci qua. Comunque è interessante le testimonianze di alcuni ricercatori che appunto ci raccontano il loro punto di vista per quanto riguarda la presenza di sfere di luce sopra i ciechi nel grano. Io sono d'accordo con William Perry, che conosco, e William mi dice: secondo me sono sfere Stargate, ed effettivamente potrebbero essere sfere coscienza, perché anche gli stati di coscienza potrebbero emettere, aprire dei portali dimensionali. Non ci dimentichiamo che il DNA apre dei ringhole, cioè ci sono i wormhole e i ringhole sono dei wormhole piccoli, quindi sono dei portali degli Stargate, no? E quindi di conseguenza potrebbero essere sfere coscienza o sfere portali proprio dimensionali, che comunque amplificando la loro energia creano il disegno appunto attraverso questo schema olografico, creando un disegno geometrico talmente complesso e bellissimo, perfetto, che secondo me è irripetibile, è difficile, ci devi stare giorni e giorni. È inutile che il CIGAP si diverta a ricostruire, sono stati due umbriaconi inglesi a fare con l'asse e con le corde ad abbassare i campi a fare questi disegni. No, è impossibile, anche perché io li ho visti, le spighe, a parte che i nodi sono rigonfi, no? Sono molto rigonfi, e dall'interno verso l'esterno implodono al passaggio di questa sfera di luce quando si compone il disegno. E quindi poi gli steli che fanno? Si piegano, ma continuano a crescere. Invece se tu ci vai con il peso sopra, Simona e Ivan, se ci vai col peso sopra fratturi lo stelo. Certo. Quindi di conseguenza la situazione è questa. È inutile che loro dicono che li hanno fatti due vecchietti umbriaconi oppure quelli del CICAP, che poi mettono la cassettina per accogliere i soldi. Non va bene questa cosa. E quindi diciamola tutta, i cerchi in grano sono un fenomeno reale. E secondo me va di parallelo in parallelo alla visita extraterrestre. Sì. Quindi tu dici che fondamentalmente questa negazione è per nascondere qualcosa di più grande. Ma sicuramente. Poi non so Iva cosa ne pensa. Ma come al solito la negazione del CICAP, non voglio fare la serata parlando di quello che il CICAP nega, perché ci sono 20.000 puntate. Però diciamo che è anche stupidità, parliamoci chiaro, perché negare, come ho fatto vedere prima, dei documenti storici, anche no, cioè hanno avuto anche l'ardire di dire che quella roba che Cleveland descriveva era stata fatta dalla pioggia. Ma poi gli ho detto: guarda, quando gli ho fatto notare, ma non lo vedi che lui stesso dice che non è convinto di questo? Francesco Grassi, che vabbè, faccio il nome, però perché aveva commentato sul mio sito l'articolo, pure lui è rimasto un po' così. Però diciamo che secondo me negano perché devono negare. Perché, d'altronde, il negazionismo c'è comunque dappertutto, no? È come con gli UFO, un po' come anche con le morti da vaccino, no? Ma adesso non voglio entrare nell'argomento, però è la stessa cosa. Se uno solo delle persone è morto a causa del vaccino, o uno solo degli UFO che vengono visti è un vero UFO, eccolo lì che tutto il castello che gira intorno alla negazione crolla. È per quello che tutti gli UFO, tutte le testimonianze di UFO da 70 anni a questa parte devono essere false. Devono essere tutte false, tutte. Perché se uno solo di quei filmati, uno solo di quei piccoli miliardi di filmati, di frammenti di filmati, è vero, allora gli UFO esistono. E quindi tutto il gioco di debunking e tutto il cover-up crolla in un secondo. E siccome non possono impedire a noi di postare i video, di fare i video, di condividerli, se non puoi impedire alle cose di circolare, devi in qualche modo negarle pure di fronte a qualunque evidenza. Tanto il contraddittorio chi lo avrà? Cioè, sappiamo che purtroppo la massa segue un po' l'autorità, lo abbiamo visto pure negli ultimi tempi, no? Quello che dice l'autorità
un po' come succedeva pure ai tempi di Agobardo Biglione, no? Nell'VIII secolo, alla fine l'autorità pesa molto di più di qualunque prova. Purtroppo è così. In un sistema in cui c'è poca capacità critica di pensare con la propria testa, no? Di essere autonomi nel pensiero critico, ci si affida all'autorità. E questa fiducia che mettiamo all'autorità, che di per sé non è sbagliata, ma è sbagliata nel momento in cui l'autorità ne abusa, no? Io do fiducia all'autorità, l'autorità sa che io tanto da solo non controllo o non sono in grado di controllare, ed eccolo lì che gli sto dando le chiavi della verità in mano. Certo, quindi loro fanno tutto quello che vogliono. Quindi è un tema sociale, politico, no? Non è scientifico, perché di scientifico in queste negazioni che loro fanno non c'è niente. No, ma a parte che se tu entri dentro un cerchio in grano, dalla geometria complessa ti rendi conto che sembra che entri in un'altra dimensione. E poi abbiamo visto delle cose incredibili, gente che si emozionava, gente che piangeva, proprio entri dentro un altro luogo, spazio dimensionale, qualcosa di incredibile, dice, è vero quello che stai vedendo, perché ci sono addirittura degli steli, delle spighe, degli steli che sono intrecciate tra loro. E poi non dimentichiamoci che lo stesso Andy Thomas racconta che ci sono stati cerchi in grano in cui c'era una spiga dritta e una spiga piegata, una spiga dritta e una spiga piegata, in tutto il cerchio in grano era così. Adesso uno mi deve trovare il motivo per cui una qualsiasi persona farebbe una cosa del genere. Ok? Ma poi c'è anche l'evidenza fatta, per esempio, se non ricordo male, era Michael Eisenman che fece le analisi sui campioni di spighe prelevate all'interno del campo e all'esterno del campo. A parte quello che hai detto già tu, i noduli che erano scoppiati come popcorn rispetto a quelli all'esterno, ma la ricrescita delle spighe all'interno del campo nella stagione successiva e di quelle all'esterno del campo era diversa, per cui crescevano molto di più o molto di meno a seconda che stavano dentro o fuori. Non solo, ma l'anno successivo, dopo che poi chiaramente l'agricoltore aveva tolto tutto il grano e quindi anche il cerchio, le spighe l'anno successivo tendono a ricrescere piegate e quindi a riprodurre l'ombra dell'immagine che era stata fatta l'anno precedente. Questo a conferma del fatto che le spighe, c'è un'alterazione di tipo fisico della spiga e anche genetico, perché se l'anno dopo ricresce storta è evidente che ha agito sulla radice e non ha agito soltanto sullo stelo esterno. Quindi insomma, di evidenze fisiche, scientifiche di questo fenomeno ce ne sono state tante. Insomma, la letteratura su questo fenomeno è molto ampia e è stata molto documentata. E ripeto, negare mi sembra un'attività futile, o meglio utile soltanto a mantenere in piedi un gioco di cover up che vale per UFO, vale per tante altre cose purtroppo ben più gravi, diciamo così, per noi. Posso condividere una immagine di questi steli? Posso? Certo, sì. Allora, vediamo. Eccola qua. Si vede? Adesso la facciamo vedere, eccola qua. Esatto. I nodi degli steli compressi all'interno dei cerchi rivelano una cavità di espulsione, un effetto che indica una pressione interna così improvvisa e potente da aver fatto letteralmente esplodere le pareti dei noduli nel momento in cui il liquido interno della pianta, cioè l'acqua, si espandeva. Anche nei germogli delle piante si sono notate alterazioni significative all'interno delle formazioni circolari. All'altezza dei germogli risulta diminuire al 35%. Questo sembra essere causato dal rapido innalzamento della temperatura dovuta all'esposizione di radiazioni simili, comunque simili alle microonde, oppure alla presenza di campi elettrici appunto anomali. Io adesso farei vedere un'altra fotografia degli insetti che ho trovato all'interno del cerchio nel grano a Milk Hill. Allora, ve lo faccio vedere, ecco qua, lo condivido subito. Eccolo qua. Vedete che c'è un insetto attaccato? E qui è tutto così, eh?
cioè quello che abbiamo trovato anche insetti con la testa in giù, eh? Quindi è una cosa incredibile, ma ce ne sono tantissime, diciamo, di spighe con gli insetti attaccati con la testa in giù, ma è soltanto l'esoscheletro del, diciamo, dell'insetto o degli insetti. Non c'è, gli altri, diciamo che alcuni abbiamo trovato anche i vivi, però la maggior parte sono tutti attaccati alle spighe, quelli che stanno all'interno del cerchio di grano. Questa è solo l'esoscheletro, praticamente tutta l'acqua gli è stata tolta, prosciugati proprio completamente. E questo è un altro, diciamo, dei fenomeni, delle peculiarità di questi fenomeni strani, di ciò che avviene all'interno dei cerchi di grano. Io, ripeto, sono stato all'interno del cerchio del grano in Umbria, entravo con la telecamera, si spegneva la telecamera, avevo due batterie cariche, uscivo dal cerchio, cambiavo la telecamera, ne mettevo un'altra, dicevo questa è la seconda e carica pure questa, entro dentro, la telecamera non funzionava, esco fuori, praticamente la telecamera si era rotta. Si è rotta completamente la telecamera, quindi a maggior ragione. Poi ho messo un piccolo registratore per terra all'interno del cerchio in grano e i ricercatori inglesi mi dicono: se tu entri dentro il cerchio in grano dovresti registrare, se ci riesci a registrare con un piccolo registratore digitale, come ti pare a te, uno strano suono. E infatti io l'ho tenuto quasi un'ora all'interno del cerchio di grano. Quando sono andato a risentire, c'era una sorta di clic 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 clic, c'era questo suono particolare, anomalo, che non erano sicuramente insetti oppure grilli oppure diciamo qualcosa del genere, ma non era proprio strano. E poi aveva una frequenza, un tono di frequenza un po' particolare, quindi sicuramente c'era lo Leone che diceva se era stato possibile misurare il tempo all'interno dei cerchi di grano. Sì. Sì, per questo, perché hanno rilevato in alcuni casi anche delle anomalie temporali all'interno del cerchio. Sì. Che io sappia, almeno da quello che ricordo, la maggior parte delle anomalie vengono rilevate nelle primissime ore dopo la formazione del cerchio, come se poi, diciamo, in qualche modo svanisse l'effetto. Per cui certo. Chi arrivava sul campo, cioè non certo. Tutti hanno la fortuna di arrivare su un campo appena fatto, perché tra quando viene formato, tra quando ci si accorge, poi spesso se non stai in elicottero o in aereo non li vedi perché sono talmente grandi, come diceva Capron, cioè si è dovuto allontanare perché non ti accorgi né della forma né del fatto che ci sono. Quindi soprattutto negli anni 90, quando ancora non c'erano i droni come oggi, che con 1000 euro fai volare i droni con 4 soldi, all'epoca per filmare un cerchio dall'alto dovevi volarci con un aereo, un elicottero, quindi certo. Spendere anche tanti soldi. E tra quando veniva visto, tra quando venivano allertate le persone, all'epoca non c'era internet, c'era, ma era ancora agli inizi, non c'era Facebook, quindi tutto era molto più lento, per cui si arrivava nel campo quando era già tardi, non c'era più effetto, e quando magari già tante persone l'avevano un vaso rovinandolo, camminandoci sopra e distruggendolo un pochino. Quindi sì, ci sono le anomalie, però effettivamente non è stato sempre possibile rilevarle proprio per un fatto logistico, cioè arrivare in tempo sul campo era proprio difficile. Certo, sì, ma guarda, adesso ci sono i droni che sorvolano a bassa quota, fanno dei video in 4K strepitosi. E quindi io non so se è il caso, te l'ho dato Ivan, te l'ho fatto vedere il filmato di agosto 2021 di alcuni cerchi in grano, è bellissimo. No, quello non me l'hai passato, se ce l'ha magari, ce l'hai su YouTube, possiamo farlo vedere da YouTube. Sì, aspetta, vediamo se lo trovo. Allora, la scheda di YouTube. Vediamo se lo trovo. Era comunque un video in cui c'erano tutte le, diciamo, tutti i cerchi in grano comparsi nel mese di agosto, e che comunque avevano tutte una geometria abbastanza complessa, incredibile, e poi
vediamo se riesco a trovarli e lo facciamo vedere, perché sono veramente belli, bellissimi. Eccolo qua. L'abbiamo trovato, eh? Sì, se lo condividi lo metto in condivisione anche con loro. Sì. Facciamo vedere un pochino di queste cose. Allora. Non riesco a farlo vedere. Aspetta. C'era Eric, intanto passo una domanda di Eric, che è un amico, che diceva: posso fare una battuta considerando ciò che è evidente davanti agli occhi di tutto, viene sempre negato dalle masse e soprattutto dalla Matrix? Vorrei affermare, no, i cerchi di grano non hanno nessuna correlazione con i luci. Ma in realtà è chiaro che il discorso della correlazione col fenomeno UFO, e quindi anche con chi sta dentro ai dischi volanti, come diceva Massimo all'inizio, è chiaro che questo è un fenomeno, diciamo, di natura energetica e di natura spirituale, che ha a che fare con la Terra, con tutto quello che sta sulla Terra. E quindi se io sono convinto che non siamo neanche necessariamente noi i destinatari di questi messaggi. Sarebbe anche un po' presuntuoso, no, pensarlo. I destinatari di questi messaggi sono forse altri animali, perché no, gli animali o anche altri esseri che sono in grado di percepire questo tipo di forme. Non è detto che lo siamo noi in primo luogo, okay. No? Noi sicuramente... Ci sei? Ok. Sì, facciamo vedere un pochino, poi finiamo la trasmissione con queste bellissime forme. Le faccio vedere un pochino, va. Ok. Passiamo un po' la musica di sottofondo, così sentiamo questa. Rimandi? Ok, non andiamo ancora, ok. Che poi, Massimo, in realtà questo è un fenomeno che ha avuto un suo picco, no? negli anni 2000, no? Fine anni 90, inizio... È iniziato da prima, però diciamo che mediaticamente è iniziato negli anni 70-80 e poi è aumentato. 1980, sì, 80 proprio il fenomeno, diciamo, che è cominciato, sì, 78-80, e in parallelo alla casistica data di avvistamenti UFO. E poi nel 2000... Il picco, no? Il picco anche 2000. Di bellezza, no? Di complessità, di... diventata molto più accentuata. C'era chi diceva appunto che questa curva, no, di complessità, ma anche di numerosità dei cerchi che comparivano tra gli anni 80 e gli anni 2000 fosse in relazione anche all'attività solare, quindi in qualche modo all'aumento dell'attività solare del sole. Sapete, il sole ha dei cicli, no, come ogni cosa ha dei cicli vitali,
e che noi conosciamo. E infatti negli anni 2000 il Sole aveva appunto raggiunto il suo picco massimo del suo ciclo, e in effetti hanno notato che l'aumento dei cerchi nel grano, non solo in numero ma in complessità, diciamo, corrispondeva alla curva di appunto del ciclo solare che cresceva e che poi dagli anni 2000 in poi ha cominciato a riscendere e a scemare, no? E in effetti anche lì, pur essendoci ancora cerchi che compaiono ogni anno, in effetti il picco, diciamo, è arrivato agli anni 2000, ma poi di fatto è un po' scemato. No, ma infatti secondo me c'è una forte correlazione tra il Sole e la Terra, e io credo che in questo periodo ci sta un po' studiando sopra, che la famosa scoperta dei point X o X-point, che sono delle porte magnetiche, dei portali magnetici, che sono una sorta di stargate collegati con il Sole, si manifestano sulla Terra questi portali e può entrare un'energia proveniente dal Sole. Quindi credo che ci sia una connessione, una forte connessione tra il Sole, i cerchi in grano, che la maggior parte dei cerchi in grano sono correlati con il Sole, perché la maggior parte dei disegni come questo, appunto, e poi guarda, ce lo saprà dire Adriano Foggione, che su queste cose è molto bravo ad interpretare. Questi sono tutti logos solari, vero Simona? Sì, assolutamente. Sono veramente di una bellezza stupefacente. Si rimane incantati a guardarli. E ci si chiede possa negare che esistano e che siano autentici, anche perché in una notte, per quanto uno può essere bravo, intelligente, aver studiato ingegneria, ma non ce la può fare. Assolutamente. No, ma poi ricordi quel bel video, ricordi Massimo, quell'intervista a quel circle maker inglese, che era un ragazzo che li faceva i cerchi, no? Perché poi ci sono pure quelli che fanno. Sì. E quel ragazzo raccontò in quell'intervista che lui faceva questi cerchi bellissimi insieme al suo gruppo, e che mentre faceva un cerchio in una notte si sono ritrovati di fronte a queste sfere di luce che gli giravano intorno mentre facevano il palco. Sì, hanno provato intorno il fenomeno delle sfere di luce. Sì. Me la ricordo l'intervista, ma la cosa bella che sta anche accennando un nostro ascoltatore, Jet Red, dice che sul fatto che il grano cresca anche l'anno dopo a ricreare quello che noi chiamiamo crop circle lost, ovvero il fantasma del cerchio del grano che si era manifestato l'anno prima, e quindi ricrescendo dopo la mietitura, eccetera eccetera, ricrescendo quindi il frumento dove si era manifestato l'anno prima il pittogramma o l'agrogrifo, si vede questa ombra impressa nel terreno del precedente cerchio nel grano, ed è bellissimo. Quindi credo che più informazioni di questa è qualcosa di straordinario. Anche questo cerchio nel grano, che dalla geometria complessa è anch'esso un logos solare, sembra un fiore, ma anch'esso è un logos solare, sicuramente. Interessante quello che ha detto adesso Ivan, Massimo, scusami se ti interrompo, quando diceva appunto che questo ragazzo che cercava di ricostruire un cerchio nel grano si è trovato poi di fronte all'evento reale stesso, come se, come si diceva all'inizio, no? Quelli che in realtà lo stavano osservando e poi, cioè, quel pensiero l'hanno creato, lo volevano disegnare, poi durante la notte la comunione di pensiero, comunicazione ha fatto sì che si manifestasse, certo, e così certo, anche sì, ma pure in una burla, diciamo così, organizzata, in fondo il pensiero era rivolto all'evento reale che si è manifestato. Certo, è quello che prima si stava dicendo con un signore che ha commentato, dice, ma potrebbero essere delle egregore, le egregore sono dei pensieri cristallizzati, no? E quindi potrebbero essere anche, diciamo, dei pensieri cristallizzati, pensieri di coscienze che danno questo imprinting di forma del pensiero nella manifestazione del pittogramma stesso. Per esempio, questo pittogramma è qualcosa di spettacolare, e secondo me questo disegna veramente uno Stargate. Vedete, qui proprio, diciamo, a parte
una sorta di orologio solare o polare, come lo vogliamo chiamare, ma questo è veramente bello, questo è di una geometria bellissima. Poi ce ne sono tantissimi, anzi quest'anno i cerchi in grano sono stati molti di più rispetto agli anni precedenti, che avevamo tutti pensato che il fenomeno cerchi in grano era terminato, era finito, non ci fossero più cerchi in grano. Invece quest'anno, quest'estate, a partire da maggio, giugno, eccoli qua, si sono manifestati nelle campagne del Wiltshire, che diciamo dove passa appunto la Ley Lines, la linea di drago, si sono manifestate queste formazioni bellissime che appunto ogni anno, ogni estate loro si manifestano appunto, diciamo, in queste zone che diciamo sono anche correlate dal punto di vista archeologico, come Stonehenge, come Aberdonstone, Glastonbury e altre località bellissime che sono soltanto che da visitare, perché sono tutte correlate con il fenomeno del clima. Poi lì non c'è soltanto quello, perché poi sono luoghi particolari, come dicevi tu, no? C'è Stonehenge, ci sono, sì, tutti quei anche reperti archeologici che comunque caratterizzano una zona, una geografia, no? E quindi probabilmente non è soltanto l'elemento del grano che è la materia su cui vengono impressi questi cerchi, ma probabilmente è anche il luogo, no? Sì, sì, ma assolutamente, a parte quello, ma poi noi abbiamo trovato anche i ricercatori all'interno dei cerchi in grano, sono state trovate anche delle rocce spaccate, spezzate, e io ne ho prese dei frammenti di queste rocce, e hanno una, come se il campo magnetico della roccia stessa fosse stato invertito di polarità rispetto al campo magnetico terrestre, quindi una sorta di inversione del campo magnetico all'interno del cerchio del grano, ma soprattutto ferro meteoritico, tracce di ferro meteoritico, e ferro meteoritico lo troviamo, diciamo, all'interno delle rocce spaziali, dei meteoriti, nello spazio, nel corpo. Però io dico, continueremo a parlare dei cerchi in grano l'8 ottobre, venerdì sera, 8 ottobre, lo ricordo a tutti, che ci sarà ospite, caro Ivan, Adriano Foggione. Poi ci rivediamo non prossimo lunedì, ma venerdì 1 ottobre, perché il prossimo lunedì sarà impegnato. Però il 1 ottobre spero di avere con noi un amico, una persona che ha avuto un incontro avvicinato con un essere particolare, speriamo di averlo. Se non sarà venerdì primo, sarà il successivo dopo Adriano Foggione. Comunque il mese di ottobre avremo tanti ospiti, parleremo anche delle mummie di Nazca, ci sarà con noi Joyce Mantiglia, ci sarà con noi tanti ricercatori dal Perù che interverranno e ci faranno vedere delle analisi su, appunto, analisi scientifiche su, non sui cerchi in grano, ma sulle mummie. Quindi, anche perché Simona, sì, sulla piena di Nazca ci sono i cerchi in grano, ci sono le piste di Nazca, fanno dei bellissimi disegni, poi ne parleremo di questo. Va bene, va benissimo. Ok, Ivan, vogliamo chiudere con un suggerimento? Simona, che vuole dire qualcosa? No, semplicemente volevo riallacciarmi alla cosa che ho detto all'inizio, visto che si parlava di arte, no? Avevo detto all'inizio appunto che la geometria sacra è una forma d'arte, ma volevo andare anche oltre, molto probabilmente, tra le altre cose, anche una forma di linguaggio, no? Perché comunque, certo, è una forma che informa. E quindi, certo, quello che dà una forma, ma che comunica un messaggio. Quindi noi abbiamo il messaggio verbale, la forma verbale per esprimerci. Evidentemente le civiltà più avanzate, più sviluppate della nostra, non hanno più bisogno di tante parole, ma comunicano con geometria sacra, che è una parola che ha un'azione. Quindi si tratta di andare a capire, perché in realtà è semplice, perché noi ci muoviamo e viviamo in essa da sempre, da quando siamo stati generati. Si tratta di ritrovare il significato di questa lingua, di rimparare questa lingua. Così potremo comunicare. Il linguaggio universale è quello della geometria sacra. Ma infatti avete visto che tutti quelli che vedono questi disegni, no, gli fai vedere questi,
non c'è nessuno, tutti dicono che belli, no? Cioè, non, gli viene proprio da dentro vedere questi disegni, magari non ne capisci, non sai che quello è un frattale, non sai che cosa rappresenta, non lo sai che cosa rappresentano, però da dentro ti viene da dire che belli, rimani affascinato. E secondo me è qualcosa che agisce a livello inconscio su di noi, no? Quindi forse paura di Fibonacci, perché poi alla fine sono queste proporzioni perfette che abbiamo dentro, e quindi il nostro essere le riconosce, il nostro mentale che deve essere un po' piegato, un po' come queste spighe. Forse dovremmo sentire. Io qua, guarda, c'ho il Nautilus che si dovrebbe vedere bene, guarda. Eh sì, è quello, è la serie di Fibonacci. Dovremmo semplicemente, secondo me, più che chiederci che cosa significano, quindi col mentale, come dice Simona, dovremmo semplicemente osservarli, cioè metterci lì e guardare come guardiamo un'opera d'arte, come guardiamo un tramonto, come guardiamo un cielo stellato, senza pensare, ma semplicemente lasciarci, come dire, penetrare da quelle forme, no? Perché quelle agiscono a livello inconscio, e quindi in qualche modo il messaggio non lo troviamo con la mente, ma lo troviamo con lasciando le immagini dentro di noi, no Simona? Bisogna imparare nuovo a godere. È una parola che si utilizza soltanto certe volte per determinate occasioni, ma anche appunto godere di un tramonto, godere della bellezza, è una forma di piacere. Anche perché in tutti i sensi. Anche perché, Simona, queste forme geometriche della geometria complessa hanno un effetto, come diceva Ivan, di imprinting sulla coscienza. Esatto. Io ce le ho nel salone e i vari quadri. Mi ricordo, Massimo. Belli. Infatti, Ivan, hai visto, no? Sono pieno di cecchi in grano dappertutto perché armonizzano l'ambiente. Infatti, a livello armonizzano, ti senti proprio di entrare dentro un ambiente diverso. Questo ve lo posso dire, vi dovete, e non lo dico a voi due perché so che, ma lo dico a tutti gli altri, vi dovete circondare di simboli. I simboli sono messaggi, non lo capisci. Io per esempio a casa, al mio ingresso, ho messo un labirinto intagliato nel legno, il labirinto di Chartres, poi c'ho altri labirinti messi in casa, poi c'ho l'albero della vita. Non è soltanto una decorazione, sono cose che ogni volta che passi davanti il tuo cervello le vede, la mente no, perché le riconosce, sono sempre quelle, ma il cervello in qualche modo le vede e le fissa dentro la testa e hanno il loro effetto, ma non estetico, interiore, no? Che è la cosa più importante. Quindi circondatevi di simboli, mettetevi simboli che vi fanno chiaramente star bene, che vi danno sensazioni positive, che sembra che vi dicano qualcosa anche se non capite che cos'è. Circondatevi di simboli e mai, secondo me, come in questo momento, dobbiamo coltivare quello che c'è dentro. Sono d'accordo. Volevo far prendere consapevolezza a quelli che ci stanno ascoltando, che ci ascolteranno. Non vi è mai capitato, ma sicuramente sì, quando magari siete, non so, al telefono piuttosto che state facendo qualcosa, ma la vostra mente è libera di andare, di mettervi a scarabocchiare forme geometriche sul telefono per far passare il tempo. È spontaneo, è una cosa spontanea, quindi fondamentalmente la nostra mano è il conduttore di un qualcosa che abbiamo dentro e che sta cercando di venire fuori. Per prendere consapevolezza anche di queste piccole cose, uno non ci fa caso, dice ma sì, scarabocchio, ma che cosa stai scarabocchiando? Generalmente sono cerchi, triangoli, rettangoli, figure. No, ma noi siamo forme geometriche, no? Noi siamo composti da geometrie, e quindi noi riconosciamo in quello che dici tu. Mi riconosco perché fin da piccolo lo fa mia figlia, quindi lo fanno i bambini, no? Disegnare forme geometriche, vedi papà che bella, perché comunque noi la scrittura di base armonica, vibrazionale, armonico-vibrazionale. È la geometria, è il fi, capito? Quindi noi ci riconosciamo in questa grafica che è di base geometrica, geometrico-vibrazionale, e quindi noi siamo armonici e tramite l'armonia riusciamo ad esprimerci attraverso il sì. Ed è così, sicuramente. Ok, allora è stata una bella chiacchierata. Bellissima. Simona. Ivan, ho fatto piacere
stata bellissima, penso che a tutti quanti coloro che ci seguono è piaciuta questa serata dedicata ai cerchi nel grano. Ovviamente ci ripeteremo l'8 ottobre, venerdì sera. Ci vediamo con tutti quanti, Simona, Ivan, ci vediamo il 1 ottobre, venerdì. Il 1 ottobre alle ore 21. Vediamo se ci sarà l'ospite. Io sto aspettando che l'amico Filiberto Caponi ci possa raccontare la storia, una storiella bella sul caso Caponi, del suo incontro ravvicinato con un essere di un altro mondo. Speriamo di averlo, se non sarà con noi il primo sarà un'altra data e comunque avremo un'altra serata comunque bella e interessante, vero Simona? Assolutamente sì. E allora, poi siamo aperti ovviamente a tutte le suggestioni, domande e suggerimenti che volete. È un dialogo tra amici. Se siete d'accordo, ringraziamento a tutti. Che parlavamo di vibrazioni, mentre voi parlavate mi ero cercato un video in cui c'è quel famoso esperimento della sabbia messa su un piatto che vibra con il suono e che fa delle cose. Sì, ok? E se siete d'accordo, chiudiamo con quello. È il fenomeno della cimatica, no? Delle onde di forma. È il fenomeno fatto della cimatica, esattamente. Quindi se siete d'accordo, lo mando e poi ci salutiamo con questo. Un attimo, eccolo qua che arriva.